Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrinicron 1 su Yo-Kai Watch 1 Nuzlocke. È la prima volta che dico Yo-Kai Watch 1 Nuzlocke, nonostante questo sia l'undicesimo episodio. Ah, la sera della festa! Oh, Squalantula! Eh sì, oggi si combatte contro Squalantula. Spero di riuscire a farlo entro oggi il capitolo, perché non è neanche tanto lungo alla fine. Guarda queste bancarelle! Oh, sono di bignè quelli! Sì, Whisper, ci hanno la panna come te. Cioè, tu sei fatto di panna, più o meno. E guarda qui, Nate, hot dog! Sono contento che tu sia su di giri, Whisper. Facciamo che ti lascio qui. Oh, pesci rossi! Contento tu. Ehi, ragazzi, avete mai sentito parlare dei sette misteri della scuola? Ah, sì, sono molto famosi, Sandrone. C'è il pianoforte che suona da solo, lo scheletro di anatomia vivente... Le scale infinite, le statue di bronzo danzanti, tipiche leggende da cortile. Ne ero già corrente, ma quelli non sono gli unici misteri della scuola. Avete mai sentito di quella sulla strana voce che risuona in piena notte? A quanto pare dice vuoi giocare? Che paura! Era Chiusella? Io Chiusella non me la ricordo se compare nel primo. Perché in effetti c'era una voce che diceva vuoi giocare, ma non ricordo chi è. In realtà è una storia saltata fuori di recente. Un insegnante ha udito la voce, ma era tardi. Il sonno fa sentire strane cose. E poi l'ho vista anche nell'anime, che appunto proprio questo discorso stavano facendo. Beh, sì, può essere che sia andata così. Perché mai hai tirato fuori la storia dei sette misteri? Stavo pensando che questo è il momento giusto per scoprirli di persona. Cosa vuoi dire? Molto sorpreso. Tra poco cominceranno i fuochi d'artificio, no? Voglio dire, potremmo ammirarli dal tetto della scuola, bere una limonata, sarà super! Tu però vuoi che indaghiamo su questa voce in particolare, non è così? Beh, visto che è di strada, voi che dite, dovremmo indagare? Beh, io direi di sì. Fuochi d'artificio dal tetto, sarebbe impossibile dire di no, perché sarebbe impossibile? Ma sì, facciamoli, incontriamoci a scuola, sarà fantastico! Se io vivessi in un mondo... infestato da yokai, perché ho un orologio quindi posso vederli in teoria, sapere che a scuola ci sono questi problemi è ovvio che sia opera di yokai, ma non ci andrei neanche se mi pagassero a questo punto a scuola. Allora è deciso, sì, andiamo a Whisper, la scuola ci aspetta. Ehi, Nate, aspettami! Granita e bignè, cosa prendi? Una sfida da brividi, ma i brividi veramente li fa venire Squalantula, che è un abominio. Signora, lei perché sta lì davanti all'entrata? Che poi su Yo-Kai Watch 2, quando c'è la festa, si può andare a combattere contro Donchan. E Donchan reclutarlo è anche abbastanza veloce, è una cosa che si fa veloce. Stranamente ha un... una percentuale di reclutamento piuttosto elevata rispetto a tanti altri yokai, quindi insomma si fa anche abbastanza in fretta. Ehi, Nate! Beh, ora si sa che di Nalumaka. Credo che potremmo intrufolarci nella scuola dall'entrata secondaria. La scuola dovrebbe essere vuota, ma dobbiamo comunque stare attenti. Sei sicuro che andrà tutto bene? Certo che sì! A meno che non ci becchino. Fantastico proprio. Trova le chiavi della scuola, ma entriamo intanto, no? O meglio, vuoi dire che la sala professore è chiusa? Ah, ok. Perché dovrebbero chiudere a chiave la sala professore se l'entrata secondaria è aperta? Non avrebbe senso. Vuoi giocare? Cos'è stato? Wow! Ma, un momento. E gli altri? Un momento, dove sono andati tutti? È ancora quella voce. E di chi è di questo che parlava Sandrone? Giochiamo a nascondire, riuscite a trovare i vostri amici? Intanto faccio questa voce perché non mi ricordo chi era veramente che... Se era un maschio o una femmina che faceva questa... Se era Chiusella addirittura. Io Chiusella me la ricordo nel secondo, nel primo proprio zero. Mi ricordo però che qui c'è Squalantula da affrontare. Sinceramente vorrei... Oh mio Dio, qua... Tre spy, non so. Aveva tre occhi, quindi era tre spy. Che poi perché dovrebbe avere un nome inglese e italiano mischiati insieme?
Verrebbe da chiamarla Trespi, ma è spy, spia. Che ci fa tutta questa roba ammassata? Deve avercela messa qualcuno. Di proposito, sembra inamovibile. Credi che sia opera di uno yokai? Solo yokai ammasserebbe dei banchi così. Mi chiedo solo, perché? Ehi, hey, Nate, guarda! Cosa? Wow! Katie! No, non andare nel bagno dei maschi, tutto appiccicaticcio! No, 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 oh, che schifo! Andate in bagno. È una mia impressione o sembrava che fosse in una specie di trance? Non possiamo raggiungerla con tutta questa roba a sbarrarci la strada. Potremmo fare una deviazione e arrivare da quella parte. Spero solo che Pierre e Sandrone non si siano persi. Lo spero anch'io. Però, prima facciamo una cosa, attiviamo Traspec. Ai fini della storia non serve molto attivarlo qui dentro la scuola, se non ricordo male. Però, forse nell'episodio dei ranghi, non vorrei sbagliarmi. Vabbè, qualche episodio fa, forse addirittura l'episodio di ieri, potrei averlo detto. Praticamente ho detto che oltre a... non c'erano altri yokai praticamente da reclutare che ti venivano amici in automatico. In realtà ho sbagliatissimo. Perché ci sono... Draghetto non me lo ricordo, ma mi ricordo... Velenotto. Non Velenombra, Velenotto mi ricordo. Velenotto ci viene amico sicuro. Il draghetto non mi ricordo, sinceramente. Ah, devo cercare qui lo yokai. Oh, mio Dio. Allo scheletro. Ah, sì, sette misteri della scuola. Chi è? Schelebella si chiama? Se non erro. Che poi è una fusione in realtà questo yokai. Con Teskiant. Ah no, Stilossa, quindi... Sì, Schelebella. Oddio. Era... Stilossa era la fusione tra Teskiant e Schelebella. Credo. Sto cercando i miei amici, per caso ho visto degli umani in giro? Stai forse parlando di quel ragazzo dall'aria sfacciata? Pierre? Ah, Sandrone. Beh, in tal caso, eccolo qui. Sandrone! Questo sarebbe l'impertinente che stavate cercando. Beh, non deve averti indietro così facilmente. E perché no? Perché sì? No, se io ti chiedo perché no, tu devi rispondermi perché no. Perché non lo riavete, non lo riavrete. No, lo riavrete a una condizione, quindi perché sì, tu rispondi al mio perché no. Oddio, perché non sapete tradurre in italiano? Parlate, fate la scuola apposta per andare a lavorare in questi posti. O meglio, nei posti dove appunto c'è programmazione e traduzione di giochi. Cavolo. O studiate bene oppure non studiate per niente. Oppure traducete direttamente passo per passo quello che dicono. Perché comunque sia, tra la traduzione italiana e inglese da giapponese cambia molto, cambia. Tante parole cambiano. Quindi cerca la costola nella stanza 2-5. Perché? Vedi qua un'altra volta Offam. Quindi voglio dire, se voi studiate apposta per andare a fare questo genere di lavori, fatelo bene. Eccolo qua. Ma era Boss Serpente? Ah, oh, Boss Serpente è lì, che ci fa? Costola carina. Perché carina? Perché bella spolpata. Cos'è successo? Offam che mi insegue. Allora, Stilossa, toh, mangiate questa, mangia qua e lascia Sandrone. Ce la potresti riscrivere? Dobbiamo assicurarci che sia davvero tua. Che ti costa? Basinga. Questo è un problema mio. Che cosa? Che mangi? Ecco Sandrone. Sandrone, fa una cosa. Vai in cima al tetto e rimanici. Poi buttati lì. No, no. Istigazione al suicidio. No, no. Dopo YouTube mi blocca il video in tutto il mondo. È fantastico avere un amico su cui poter contare. Insomma, dipende per cosa. A quanto pare anche... anche... Stilossa. Cavolo, lo stavo dicendo prima. Addirittura Stilossa ci viene amica. Quindi Draghetto e Velenotto, ma anche Stilossa. Perché? Perché faccio amicizia a caso con alcuni yokai? Non ha senso sta cosa.
Sandrone è già andato sul tetto e la porta stranamente si sblocca. Ah! Che bello. Ok, apriamo. Ehi. Oh mio Dio, Goro Goro. Ah! Non mi inseguirai fino a qua sopra, vero? Ok, oh mio Dio, no, qua è chiuso. Volevo andare a prendere lo strumento che c'era lì, ma nulla. La sala da pianoforte, sì. Dobbiamo fare qualcosa anche per questo, evidentemente. Dunque, dopo Pierre, basterà andare a cercare Katie e quindi sconfiggere di prepotenza Squalantula. Chi è che la sta suonando? Non si capisce. Casanova, Q-Pistol. Sì, grande. Q-Pistol. Il piano malsuonato fu uno dei sette misteri della scuola. Pierre, che ci fai qui? Ehi, Nate, sono capitato qui per caso, ma il piano sta suonando da solo. Credevo che ci fossero degli ingranaggi nascosti all'interno, ma nessun aggeggio suonerebbe così male, a meno che non sia difettoso. O programmato apposta per suonare male. Mi scusi, potrebbe fare qualcosa per questo ragazzo qui? Sto provando a esercitarmi a suonare e le sue critiche inutili mi distraggono. L'ho portato qui solo per fare la parte della folla di fan Invisibilio. Non mi aspettavo di venire criticato così, è molto deprimente per un artista. Come dici? Andiamo, Pierre, saliamo sul tetto. Sandrone e Katie ci stanno aspettando. Voglio stare ancora un po' qui davanti a piano. Ci vediamo lassù. A lui dobbiamo portare il dipinto, forse? Il mio spartito musicale. Ah, per forza. Che porti a fare un dipinto a un pianista? Ci vuole uno spartito musicale, ovvio. In biblioteca, quindi devo tornare sotto. Uffa. Allora, si entra da qui. Si prende l'astrumento. Oh! Frostina, che non mi ricordo il suo nome italiano. Perché? E perché no, allora? Ah, si può entrare anche da qui. Ok. Uno spartito per il piano. Pam! Eccoti qua, uno spartito musicale, Q-Pistol. Allora puoi suonare senza problemi. Voi due, ditemi che avete riportato lo spartito. Certo, perché sennò che facevo? Ti venivo a chiamare senza motivo? Oh, toh, così a caso. Dai, su. Un po' di buon senso. Bella, bella, bella. Wow, questa melodia non era male. In realtà era abbastanza bella. D'altronde è il tema principale di Yo-Kai Watch, la schermata principale. Sembra che il piano mal suonato non esista più. Ma una cosa, tu sei uno yokai, quindi gli altri yokai non devono per forza essere tuoi amici, ma non ti fanno paura. Durante il giorno, o comunque sia durante il pomeriggio, quando a scuola oramai non c'è quasi più nessuno, non potessi andare in biblioteca per conto tuo e prendere lo spartito? Ti pesava tanto il culo? Chiedo solo. Se poi gli pesava, oh. Vabbè. Ok, ora si può aprire la porta, ma mi dispiace dover dire addio. Addio, amici, addio. Arriverà il giorno in cui non ci rivedremo mai più. Ok. Il primo Yo-Kai Watch è bello, ma preferisco di gran lunga il secondo. Guardalo come mi inseguo, tutto baldanzoso. Non curante del pericolo che sta per incombere su di lui. Quada Spy, questo è Quada Spy. Prima forse era Trespi, sicuramente. Allora, vado un attimo qui perché c'era lo strumento che volevo prendere. Ah, in infermeria non c'è nessuno, a parte la medicina amara, che in una Nuzlocke che è utile quanto... non so, quanto qualcosa di inutile. Oh, però... Ma non servirebbe neanche tanto salvare, perché... Una Nuzlocke, se perdo gli yokai, li perdo, non è che... Ma questo è il bagno delle donne, quindi Katie è proprio un culo dei maschi. Sei pronto?
Oddio, davanti o loro? Mi servirebbe qualcuno che attacca davanti perché praticamente... Perché praticamente ho bisogno di lui che mi attacca le gambe. Tutti quanti mi devono attaccare. Lui attacca una parte sola, però... Meglio di niente, oh, meglio di niente. Andiamo. Katie! Giochiamo. Di nuovo quella voce. È ora di giocare. Quanto è bello! È ora di giocare. Attento, Nate! La cosa da fare è semplice. Rompergli le zampe e poi colpire le zampe con la B. Rompergli le zampe e poi dopo colpirgli la parte molle del corpo. Il ventre, probabilmente sarà. Diamo l'attacco, vai! Dato che lui attacca tutto, evito di puntare da una parte particolare. Vedete, anche perché l'unico punto possibile al momento sono le zampe. E quindi ne colpiamo tutto, colpiamo. Se per favore eviti di colpirmi solo Gibania, io ti dico molte grazie. Sei un pezzo di... Senti, basta un po'. Vai. Oh, due zampe. Ah no, mi sembrava che fossero andate, invece no. Ok, una è andata sicuro ora. Bravi, colpitegli quella, colpitegli. Dai, dai, dai. Oh, niente, mancato, grande. Vai, ancora a te, dai, ancora a te. Vai, vai, fate solo, vai, fate solo. Ok, è andata. Questa. Grande e... Non ha... Eccola ora quell'altra, dai. Vai ora. E sapete che facciamo? Ricarichiamo l'energy max. Latte alla frutta. Pade solo perché attacca tutti, però ci bagnano perché sta più basso. Ragazzi, se attaccate la parte lì è fatta. Basta un attacco, basta. Più di uno forse. Eccolo là. Ok, vai. Ok. Dai, allora, attenzione. Latte alla frutta anche per Cibanian. Dai, grande. Dai, su, caricati. Mio Dio, quanto sei lento però. Oh, vai. E uno è carico, vai. Questo ti farà un po' male. Ma te lo meriti dal profondo del cuore proprio, te lo meriti. No, che tu sia maledetto! Squalantula è un pochino più forte di quello che mi aspettassi. Squalantula è più forte di quello che mi aspettassi. No! Mio Dio, no. Che fa? Va bene. Dov'è? Su! Quanto è lento però io che watch uno, mamma mia! Sei finito! Vai, Gibanion! We'll be right back.
Dai ragazzi. Dai, è fatta, pate solo, pate solo. Oh, niente, Kuro ce l'ha fatta, bene. Wow ragazzi, bella lotta, bellissima lotta. Bravino, Squalantula, ha resistito bene, ha resistito. Devo allenarmi un pochino di più per il prossimo boss allora. Almeno 37-38. No, aspetta, contro Dottor Frank, che sarebbe il prossimo? Devo stare al 40 almeno. Miseria, quanto ci vorrà allora. Ce l'abbiamo fatta per un soffio. Davvero. Che razza di yokai era quello? Non l'ho mai visto prima, non riesco neanche a trovare informazioni su di lui. Può essere che si trattasse di uno yokai proveniente da un altro paese. Forse ha portato qui Katie perché si sentiva solo. Chissà. Credi che volesse solo fare amicizia con qualcuno? Dove mi trovo? In bagno? Come ho fatto a finire qui? Katie! Ehi, Nate! Ricordo solo una strana voce che mi chiamava. Mi chiedo se fosse la voce di cui parlava Sandrone. Credo proprio di sì. Dove sono Sandrone e Pierre? Ci stanno aspettando sul tetto. Andiamo. Ricevuto. Comunque sia, io l'ospedale vi dico già che l'ho visitato e insieme a questo capitolo farò anche l'inizio dell'altro in modo che poi potrò andare ad allenarmi in santa pace, perché se no tocca registrare la prima parte del video, allenarmi e poi riprendere un'altra volta la registrazione. Quindi da inizio in questo video. Sta per succedere qualcosa di grosso, sì. Infatti, Squalantula non è di questo... Ah, tutti sono saliti di livello, ottimo, non ci ho fatto caso. Squalantula non è del Giappone. O meglio, ce l'ha portato il Poliministro, che voglio prendere con grande gioia e grande gaudio. Moneta arancione. Mi servirà moltissimo. Per poco non ti perdevi lo spettacolo. I fuochi d'artificio stanno per iniziare. Tamburi, belli tamburi. Con una bottiglia di gassosa. Che spettacolo! Fatto. Finisce anche questo capitolo, iniziamo l'altro allora. Ehi, Nate, svegliati! È una bellissima giornata, come passarla a dormire? Come faccio, Whisper, chiudendo gli occhi e senza tu che mi svegli? Beh, sembra che qualcuno si sia alzato con la luna storta, è solo colpo tuo andarsene in giro a notte fonda, non è mai riposante. Ma bando alle ciance, non è il caso di perdere tempo fissando il vuoto così. Perché sei così sovraccitato stamattina? Dopo di notte sto iniziando a pensare che la presenza di yokai malvagi... Beh, che si stia facendo più forte. Non hai pensato anche tu la stessa cosa, Nate? Ascolta, ho un'idea, dobbiamo tornare alla scuola oggi. Cerchiamo di scoprire se di recente qualcuno ha visto qualcosa di strano. Possiamo controllare se qualche insegnante è rimasto fino a tardi. Ah sì, un'idea eccellente, una fonte fiata ci darà informazioni sicure. Potrebbe perfino risolvere questo mistero una volta per tutte. Beh, non dire yokai se non ce l'hai nel sacco. No. No, Nate, no, non lo dire. È meglio così. Diagnosi da paura. Praticamente, la diagnosi da paura, oltre a fare una diagnosi a Nate, gli yokai, fanno cose strane. E se noi diciamo che c'è qualcosa di strano nella diagnosi, ci attaccano. Così, senza problemi. Ad ogni modo, Cuggio, come ho detto appunto, avrei giocato fino a questa parte per poi andarmi ad allenare per conto mio. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yokai Watch Nightlock. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter ed anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con il nuovo video.